Buona giornata, ben trovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina abbiamo il piacere di chiacchierare di ortopedia e traumatologia con il nostro ospite, il dottor Roberto Ramella, responsabile del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, quindi nel Veronese. Mentre aspettavamo di iniziare la trasmissione, dicevo al dottore che quando si ha davanti un professionista ci si sente tutto quello poi che lo riguarda, no? Figure come la sua di domande. Per questo io partirei proprio dall'inizio. Sembra una domanda banale e stupida, ma perché si va dall'ortopedico? Buongiorno. Allora, dall'ortopedico si va per tantissimi motivi. Diciamo fondamentalmente le linee di accesso sono due. Una è relativa alla traumatologia, persone che hanno avuto un trauma, un incidente e si rivolgono spesso, più spesso tramite un pronto soccorso, a un ortopedico per diagnosticare e risolvere questo problema. Fratture, sì, fratture, che... distorsioni, lussazioni, ferite, questo è diciamo cioè, eventi che bloccano la tua quotidianità, la sì, tua vita. Eventi traumatici improvvisi legati ai più vari tipi di incidente che possono succedere, dal domestico al lavorativo, allo stradale, sportivo, e quello è la fetta dei pazienti che giunge alla nostra attenzione tramite un pronto soccorso. C'è poi tutta una parte di patologia, diciamo noi degenerativa, legata più spesso all'invecchiamento, all'usura, che è quella legata ai famosi dolori articolari che colgono una grande fetta di popolazione. E su questi il medico di riferimento è comunque l'ortopedico, cui molti si rivolgono con l'idea di risolverli in modo definitivo, a cui non tutti l'ortopedico è in grado di dare una soluzione. Ma perché comunque bisogna conviverci, no? I nostri anziani direbbero tete e tienno, non si parla questo, di, purtroppo sì. di dolori, quindi non è che non possiamo risolvere tutto, ma possiamo per esempio magari partire dall'ascolto, no, del nostro corpo, perché spesso arriviamo un po' sempre... diciamo oltre la linea del traguardo, per esempio, anche se abbiamo... magari se siamo doloranti, se abbiamo qualcosa che non ci fa dormire bene, che ci fa camminare male, comunque tendiamo ad aspettare. Quindi forse bisognerebbe partire proprio dal fermarsi un attimo e ascoltare che cosa il nostro corpo ci dice. Sì, io però credo che questo primo tipo di ascolto, di interpretazione del problema debba essere fatto col medico di famiglia. Perché l'ortopedico è una figura molto specialistica, è un chirurgo, tende a farsi carico dei pazienti su cui è convinto di dare una soluzione chirurgica. E sugli altri pazienti, e sono tantissimi, sono la maggioranza, non ha la sensibilità, lo spirito, la capacità di gestione di questo del tipo di problema. Perché riserva il suo intervento a quei casi che sono molto più avanzati, più gravi, che necessitano di una soluzione chirurgica. Ecco. Diciamo che voi siete un po' il braccio operativo, no? Sì. Quindi diciamo siete quelli che intervengono. E le chiedevo sempre prima di cominciare la nostra trasmissione qual è un po' la tendenza attuale, no? Se per esempio ci sono alcune tipologie di traumi in aumento. C'è una fascia, come diceva lei, giustamente legata all'invecchiamento, sappiamo che noi siamo un popolo insomma, tendenzialmente di anziani, di persone comunque in età avanzata, e quella è quello magari un altro discorso. Ma appunto ci sono, cioè voi riscontrate rispetto alle persone che vedete traumi particolari legati a fattori contingenti, oppure diciamo che la tendenza più o meno è sempre la stessa? Allora la tendenza è più o meno la stessa, possiamo immaginarci che c'è una grossa divisione dell'impatto del trauma a seconda della tipologia di età e di persona. C'è tutta una serie di traumi domestici, sono molto importanti e riguardano soprattutto i bambini,
C'è una grande fetta. Ma questo perché, mi scusi, cioè, c'è sempre stato oppure questa qua? No, c'è sempre stato, La, diciamo che come tipologia di fetta di popolazione, il trauma sportivo è più tipicamente di un'età giovanile, c'è il trauma lavorativo e lì dipende molto da zona a zona, da territorio a territorio. Fortunatamente questo è in diminuzione, per quanto le statistiche nazionali facciano sempre paura, perché vengono messe in atto delle manovre di prevenzione. Io mi ricordo quando ho cominciato a lavorare, io ho lavorato nella provincia di Torino, una zona agricola, i traumi agricoli erano devastanti in quegli anni, cioè c'erano macchine che non avevano nessun sistema di sicurezza e i traumi erano veramente pesantissimi. Questo è cambiato, ci troviamo altro tipo di trauma, cioè l'incidentistica stradale è cambiata da quando sono stati inseriti gli airbag, le cinture di sicurezza. Ad esempio in questo periodo io ho notato in questa zona del Basso Lago un grosso numero di pazienti traumatizzati per ciclisti. Perché ci sono tantissime persone sulle nostre ciclabili che vanno durante l'estate. Anche sulla strada. E anche sulla strada. Adesso c'è un grosso problema con le biciclette elettriche, perché molte persone che prima non andavano in bicicletta si trovano la possibilità di andare. Magari sono meno abituati. Però. Meno abituati, si trovano su un mezzo che pesa 18-20 kg, un mezzo che raggiunge velocemente i 25 km all'ora senza nessuna fatica. E quando cadono un problema. Ma lei diceva gli airbag, eccetera. Quindi, diciamo, i pazienti che arrivano da voi adesso, diciamo, da 20 anni a questa parte, possiamo dire, rispetto a prima, hanno traumi diversi, ma che sono più facili o più difficili per voi da gestire? Allora, è migliorata per quello che riguarda la mortalità, perché l'uso di questa tipologia di device che riducono l'effetto del trauma ha dato una migliore sopravvivenza. Ci troviamo a trattare persone che una volta purtroppo non avremmo potuto trattare, quindi politraumi, sì. Adesso non è il caso specifico dell'ospedale dove io lavoro, perché il nostro non è un centro traumatologico specialistico, ma è un centro traumatologico di zona, quindi non si fa carico, se non in casi particolari, dei grossi traumi che vengono centralizzati su Borgo Trento di Verona. Però noi vediamo molti pazienti vittime di incidenti stradali che hanno magari fratture degli arti, noi non trattiamo le fratture della colonna, non trattiamo i traumi cranici che necessitano di trattamento neurochirurgico, però tutta la patologia degli arti è un nostro compito doverla trattare. Ecco, lei diceva biciclette elettriche, poi ci sono anche i monopattini, no? I monopattini io ritengo che siano estremamente pericolosi. Estremamente pericolosi, perché mentre la bicicletta, come il cavallo, come la moto, ti pone in una posizione di guida che ti dà il tempo di cadere e di cadere in un certo modo, il monopattino raggiunge delle velocità impressionanti, non hanno equilibrio, il baricentro è completamente fuori centro. Poi sei praticamente già a terra, no? Cioè, nel senso, no, veramente io sono sempre molto preoccupato, anche proprio come autista di auto, quando ho vicino a me un monopattino, perché anche non so perché come non gestirà. Non è ancora regolamentato, io ne ho visti un paio anche, insomma. Non credo ci sia una regolamentazione o quantomeno un controllo effettivo, perché è dato comune vedere sfrecciare queste persone su questi mezzi che sembrano quasi dei piccoli tappeti volanti per la velocità a cui vanno e la posizione in cui sono. Infatti diciamo che sono già parecchi anche purtroppo gli incidenti con esito fatale legati al monopatti. Allora, il trauma è sempre il risultato di un'energia cinetica assorbita dal corpo. Se una persona va ai 25 all'ora, con un freno che credo che sia un freno a pedale, a 10 centimetri da terra, in piedi, senza casco, senza protezioni, e poi è diverso cadere da una bicicletta che cadere da un monopattino. Perché, mi scusi, dal suo punto di vista? Perché la caduta della bicicletta ti permette un miglior controllo del corpo nella quindi caduta. Quindi tu diciamo sei che quando posizione, capisci che stai cadendo... Sì, secondo me sì. Mm. Puoi tenere, puoi frenare, puoi guidare e poi soprattutto la posizione. Hai un baricentro, quindi un controllo del mezzo che è diverso. In qualche modo lo puoi controllare. No, insomma la cosa un po' assurda è che ci sono stati anche dei bonus per acquistare
Ma è una cosa così. una cosa così. Senta, quando arrivano pazienti appunto che hanno subito incidenti, eccetera, poi diciamo, quali sono le prime cose che si fanno? Insomma, spiegato a noi che non facciamo il vostro lavoro. Beh, è un paziente che accede a un pronto soccorso in seguito di un trauma, di solito ci accede attraverso un'ambulanza che ha già fatto, su cui è già stata fatta una prima valutazione. Viene poi valutato al momento dell'ingresso e si dà ovviamente priorità alle funzioni vitali. Quindi il codice che viene assegnato è un po' quello che determina l'impegno dell'equipe che si fa carico del paziente. Quindi prima cosa deve essere messo in sicurezza il paziente e assicurate le sue funzioni vitali. Dopodiché si parte con la diagnostica, che va dalla radiografia, all'ecografia, alla TAC. Al giorno d'oggi i pazienti che abbiano subito un trauma di una certa entità, quello che noi chiamiamo trauma maggiore, vengono sottoposti a un esame TAC di tutto il corpo per valutare che non ci siano lesioni a carico dell'encefalo, del tronco, dell'addome. E completata con la valutazione degli arti. Il traumatologo, l'ortopedico, fa parte di questo team, interviene specificamente nella cura, nella diagnosi, nella cura della patologia dello scheletro. Ecco, la tecnologia ha accelerato anche queste fasi, perché a volte magari sono vitali, no? Potrebbero, fanno la Assolutamente. differenza. Fanno la differenza. Fanno la differenza quello che viene. Uno dei nostri mantra è la golden hour, cioè la prima ora di trattamento è quella che determina il grado di sopravvivenza del paziente. Qui parliamo di un trauma Certo. importante. La diagnostica al giorno d'oggi, le macchine TAC che ci sono a disposizione negli ospedali permettono di avere in pochissimi minuti un quadro completo della situazione del paziente. Quindi noi possiamo veramente capire che cosa lui ha e porre rimedio alle sue criticità. Io sono più di 30 anni che lavoro in ospedale e mi ricordo i primi anni dove negli ospedali, quelli più piccoli, la TAC non c'era, era complesso farla, era complesso fare un'ecografia, cioè la prognosi di un paziente era veramente critica, Molto più poteva, in caso grave poteva veramente essere compromessa. Al giorno d'oggi un paziente che accede a un pronto soccorso per un trauma maggiore ha molte condizioni per poter diminuire tutti i rischi che accompagnano il suo trauma. Nulla lo può annullare, ma No, diminuirli sì. certo. Immagino che in quella fase sia fondamentale il team anche, no? Cioè, nel senso che ovviamente cioè, ognuno deve stare al suo posto, dare il suo contributo e soprattutto bisogna comunicare per Certo, tornare beh, diciamo che noi siamo addestrati a questa alla. tipologia, facciamo continuamente corsi che ci permettono di individuare la tempistica e le modalità di intervento. Non è che ci sono delle variazioni quotidiane in No, tutto certo. questo, però ci sono queste condizioni e questo riguarda, diciamo, a maggior ragione i centri traumatologici specialistici, che sono quelli che vengono chiamati DEA di secondo livello. Nel caso degli ospedali, centro trauma di zona come può essere il mio, Che è un trauma center, no? è un trauma center ma non di primo livello. Cioè diciamo che la patologia più grave viene concentrata nel vero trauma center che per Verona è Borgo Trento, ecco per Certo. dirci l'ospedale provinciale principale. Sì. Perché in quell'ospedale c'è il neurochirurgo, c'è il chirurgo vascolare, c'è tutte le varie specialità dedicate. Quindi il trauma grave trasportato con l'elicottero viene centralizzato in quei posti. Chiaro. I pazienti che vengono giudicati meno gravi vengono attribuiti a ospedali come può essere il mio, come può essere Bussolengo, Villafranca, insomma, che sono ospedali che hanno delle possibilità di intervenire su pazienti meno critici. Poi, se il paziente è estremamente critico e arriva da noi, non è che lo No, mandiamo via, certo, ovviamente, chiaro. però diciamo che c'è una rete del trauma regionale, come c'è una rete del trauma nazionale, che tende a distribuire i pazienti a seconda della Certo, loro come mi gravità. vengono in mente, non so, gli ustionati, no? I grandi ustionati, è chiaro che tu insomma, Certo, l'ustionato, il li devi. bambino, che sono pazienti specifici che richiedono di un super specialista o di condizioni di lavoro diverse, vengono centralizzati.
Ci sono dei traumi che caratterizzano, diciamo, anche la vostra geolocalizzazione, ovvero siete sul lago, a parte gli incidenti, Gardesana, ma lì ovviamente c'è anche molto sport, no? Soprattutto sì, in una sì. certa fase. Chi arriva lì di solito? Ma molti pazienti con fratture degli arti, frattura di gamba, frattura della caviglia. Frattura di caviglia è uno dei traumi più frequenti. Poi c'è tutta la parte di chirurgia traumatologica della mano, frattura di polso, frattura di avambraccio. Nel mio ospedale c'è un'equipe dedicata alla cura dell'arto superiore. Diciamo così, ci dividiamo il paziente, noi ci occupiamo dei pazienti fino al gomito e dal gomito alla mano se ne occupa un'altra equipe, con cui ovviamente collaboriamo, e, proprio perché ci sono delle specificità a seconda del segmento. Ma chi va in, non so, in barca, chi va... Sì, diciamo che l'acqua è un problema quando ci sono delle ferite. Okay. Cioè la ferita o il trauma in acqua, al di là della difficoltà di recupero del paziente, è un grosso problema perché la contaminazione con l'acqua del lago in una ferita aperta crea dei grossi problemi. Sì. Mm. Abbiamo avuto necessità di cure lunghe, prolungate, abbiamo un consulente infettivologico e devo dire questo non avendo mai lavorato in un ambiente lacustre, non mi era mai successo, certo. Ma questa è una precipità. Ecco. Tra l'altro no, sappiamo persino noi la questione poi dell'antibiotico resistenza, eccetera, per cui diventa... Sono batteri particolarmente insidiosi. Prima le chiedevo della tecnologia, diciamo nella fase appunto quella diciamo di estrema emergenza, quella iniziale. Invece nel vostro lavoro, diciamo, di routine, quanto ha impattato, se riesce a farci capire che cosa è cambiato? Beh, lo posso fare sulla mia esperienza personale. Sì. Io ho cominciato a lavorare nel 1989 e in quegli anni la stragrande maggioranza dei pazienti veniva trattati con un trattamento gessato. Io non dire che non guarissero, guarivano anche allora con delle limitazioni, nel senso che l'immobilizzazione in gesso permetteva la guarigione dell'osso, ma magari residuava una rigidità dell'articolazione. Residuavano delle deformità, la gamba un po' più lunga, un po' più corta, un po' più angolata, perché quando tu lavori dall'esterno e cerchi di spostare l'osso in una certa posizione e tenerlo fermo girandoci addosso una benda, non hai un risultato come può essere quello che abbiamo attualmente quando noi arriviamo direttamente sull'osso, lo riduciamo, mettiamo cioè i due segmenti in asse e lo fissiamo con delle viti, con una placca, con dei chiodi. Abbiamo delle possibilità di riduzione, diciamo, cioè di rendere la frattura praticamente quasi come era prima della rottura, e questo ci permette di dare una stabilità all'osso che permette di far muovere precocemente le articolazioni, quindi evitare tutta la rigidità che le accompagnava. Quindi diciamo che lì è fondamentale la parte, diciamo, di intervento con quella poi riabilitativa che praticamente arriva subito dopo. Magari una volta, non so, tenevi il gesso 40 giorni. E poi cominciavi, ovviamente. Certo, quando toglievi un gesso per una frattura di tibia, erano 45 giorni di gesso dal piede alla coscia, poi toglievi dopo 45 giorni il ginocchio era bloccato, allora mi ricordo forni di Behler, terapie di vario tipo per cercare di sbloccare il ginocchio. Magari la gamba guariva bene, ma il ginocchio restava rigido. Ecco, ma quel ginocchio oggi invece, a parte la robotica, diciamo, nella fase proprio dell'intervento, quando voi lo sistemate, che cosa fate? Beh, diciamo, nel campo traumatologico le fratture, che so, del ginocchio, del piatto tibiale vengono di solito trattate con delle placche, delle viti a ricostruire l'osso quanto più possibile vicino all'anatomia precedente. Nei casi in cui il trauma o l'usura hanno determinato un danno irreversibile dell'articolazione, per cui questa è accompagnata da rigidità, dolore, gonfiore
E allora sostituiamo l'articolazione con una protesi. Con una Questo protesi. È il risultato finale del... Ecco, però non c'è più il gesso, ci sono, non so, tutori, ci sono, sì, la riabilitazione inizia. Allora, se la riduzione, la stabilità che siamo riusciti a dare alla frattura è tale da permettere un movimento, lo lasciamo libero e lo facciamo muovere da subito. Non sempre questo è possibile perché dipende dalla frammentazione dell'osso. Cioè, se avevi due pezzi è facile rimetterli assieme che stanno fermi e tu puoi muovere. Se era in tanti pezzi lo puoi ricostruire, ma non lo devi far muovere troppo presto, No, altrimenti certo. perdi la tua riduzione. Chiaro. Però sicuramente rispetto a un trattamento conservativo col gesso, quello di tanti anni fa, il recupero è più precoce ed è migliore. Certo. Per quello che riguarda gli anziani, no? Che ovviamente ne abbiamo molti, cioè, lo scopo è poi che la loro qualità di vita sia la migliore possibile. Una volta probabilmente c'era una fascia di popolazione che veniva un po', non dico lasciata lì, no? Ma comunque da una certa età in poi forse nemmeno si interveniva più. Allora, l'attenzione che noi abbiamo verso l'anziano in questo momento è fortissima. È fortissima primo perché è giusto, perché sono i nostri anziani e Certo. perché domani saremo Saremo noi, noi, esatto. quindi E speriamo che ci che trattino ci allo stesso trattino con lo modo. stesso criterio. Diciamo che ci sono due, anche qui di nuovo, il connubio ortopedia e traumatologia va di pari passo. L'ortopedia, nel caso dell'anziano, non parliamo del grande anziano, noi tendiamo, soprattutto con la chirurgia protesica, a ridare movimento alle persone, togliere dolore e ridare movimento. Quindi in quelle persone che sono anziane, ma non così anziane, che possono sopportare un intervento, che abbiano necessità per un problema molto specifico di un'articolazione, noi possiamo intervenire e ridargli sollievo, movimento e quindi vita. E questo è relativo alle persone che stanno bene e hanno un problema motorio singolo. La grossa problematica che gli ospedali si trovano ad affrontare adesso nei confronti degli anziani è il problema della frattura del femore. La frattura del femore è una patologia in fortissimo aumento. I numeri, le statistiche che abbiamo davanti sono impressionanti in Ma perché? proiezione. Perché le persone invecchiano, Ok. perché il collo del femore è una zona anatomicamente destinata a una fragilità, proprio per la sua costruzione. E quindi la caduta, il trauma, a volte la semplice torsione, determina una rottura di questo segmento. E dal punto di vista chirurgico, negli anni si sono trovate delle soluzioni efficaci, noi abbiamo degli strumenti per risolvere bene. Il problema di questo paziente non è tanto il suo osso che noi aggiustiamo, ma è che è una persona fragile, che spesso ha molte patologie, che Certo, assume tanti farmaci farmaci. e che deve essere trattato in tempo rapido. Poi c'è un grosso problema sociale, perché noi non ci rendiamo conto, ma la nostra Magari solo. società è piena di persone anziane che Ah. vivono di solo. I miei genitori hanno 92 e 86 anni, vivono tranquillamente per conto loro, uno aiuta l'altro. Ma il Certo. giorno che mio papà cade, crollerà tutto il sistema. Chiaro, perché chi lo tira su, cioè, è Ma chiaro, sì. chi potrà aiutarlo a muoversi? Chi potrà aiutarlo a mangiare, a pulirsi? Non lo potrà fare una donna di 86 No, anni. chiaro. Quindi questo problema, io lo ribatto su di me proprio per essere più possibile vicino al problema. Io mi rendo conto del disagio enorme che hanno le famiglie che fino a quel momento avevano galleggiato e improvvisamente si trovano un grosso problema. Noi, di nuovo, noi siamo dei chirurghi, risolviamo un problema Chirurgico. chirurgico, dopodiché c'è un problema sociale Che importante. spetta ad altri. Noi possiamo arrivare a rimettere in piedi il paziente, adesso questo lo facciamo. Lei l'avrà visto, c'è stata di recente una valutazione sull'efficienza degli ospedali e uno dei parametri di efficienza degli ospedali è stato la valutazione del numero di pazienti che vengono operati per fratture di femore entro 48 ore dal momento dell'ingresso in pronto soccorso. Questa cosa, che detta così sembra una banalità, richiede uno sforzo Vabbè, organizzativo immagino. enorme, enorme, perché 48 ore sono 7 giorni alla settimana, Natale e Pasqua compreso, e gli ospedali non sono così attrezzati a lavorare allo stesso modo tutti i giorni. Richiede l'intervento di specialisti, cardiologi, internisti, anestesisti,
i pazienti prendono farmaci che li rendono incompatibili con l'intervento, quindi è veramente complesso. Poi, insomma, è anche una presa in carico diversa, anche a livello emotivo, c'è una persona che è sola e si affida proprio. Molte volte devi, non dico decidere, ma fortemente consigliarli per l'intervento, tranquillizzarli che è la scelta giusta, e questo è un problema. Certo, noi abbiamo avuto un grosso risultato, siamo arrivati tra i primi 30 in Italia, siamo i secondi in Veneto su questo punto, e questo è un punto di onore per l'ospedale, perché è stato il risultato di uno sforzo comune, molto importante. Certo. Senta, la questione dei medici, che insomma, cioè, la carenza immagino riguardi lei, insomma, dall'alto insomma, della sua esperienza, che cosa si sente di dire? Perché a seconda di a chi lo chiedi, viene girato il problema. Ognuno di noi ha una visione molto personale del problema. Io ho lavorato nel Servizio Sanitario Nazionale per oltre 30 anni. Devo dire che le motivazioni di lavoro nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale si sono fortemente ridotte. E il lavoro è diventato sempre più pesante, sempre meno considerato, sempre più inficiato da burocrazia, sempre più si sono dati dei carichi che non sono quelli che uno è preparato a risolvere. E quindi secondo me quel punto lì è un punto importante, la gratificazione del lavoro, che non è poi soltanto tanto una situazione economica, è proprio il fatto che se uno parla con gli ospedalieri, cioè, non ho più voglia di fare questo lavoro. Chiaro. È diventato così. E poi insomma pensavamo che il Covid avrebbe cambiato tutto, quindi è come dire, mi viene da dire, è un tradimento doppio, cioè. E lì c'è stato un grosso sforzo da parte di tutti quelli che lavorano in ospedale per risolvere un problema acuto. Poi ci sono ricominciati i problemi di prima, e c'è anche da dire, secondo me, che gli ospedali, ma io la vedo dall'ospedaliero, sarà lo stesso sul territorio, si trovano, come dicevo prima, a dover affrontare problematiche che non sono attrezzati e non sono preparati a risolvere, e che però ti restano. E certo. Come tale uno vorrebbe fare bene il suo lavoro, non avere carico di cose che non può e non sa gestire. Però, dottor Ramela, noi abbiamo 2 minuti, quindi cerchiamo di finire tirando su, perché comunque immagino che se lei fa questo mestiere ancora con entusiasmo dopo. Ah, no, io sono molto contento di fare questo mestiere, mi dà molta soddisfazione. Per cui possiamo anche dire a chi magari sta intraprendendo o vorrà farlo, che c'è modo di farlo bene, di avere dei risultati. Chiaro che poi ci sono dei problemi oggettivi evidenti, però. Ma io ho spesso contatto con dei giovani specializzandi, vedo in loro un grosso slancio, una grossa preparazione, e credo che comunque se uno ce la mette ha delle possibilità di avere delle grandi soddisfazioni. Il nostro è un mestiere bellissimo, perché hai delle soddisfazioni importanti, ridai il movimento alle persone, è anche un mestiere dove non devi aspettare all'infinito per vederne i risultati, e questo, il rapporto che si crea con i pazienti è un rapporto molto bello, perché tu li accogli in un momento difficile della loro vita e li rimetti in piedi. L'ultima cosa che volevo chiedere, parlavamo prima anche di comunicazione, no? Si può migliorare sia dal punto di vista del medico che dal punto di vista del paziente? Lei mi diceva è fondamentale capire, cioè, che cosa si vuole in qualche modo, e il medico deve far capire che cosa può fare. È una questione di dedicare questo tempo, è un tempo che va dedicato. Il medico deve rendersi conto che questo tempo non è un tempo sprecato, perché per noi ogni caso è un lavoro, una cosa che magari hai già affrontato, che già conosci, per il paziente è la sua novità. Certo. E quindi devi avere la capacità e il tempo di dedicare, di capirlo. Non sempre questo tempo uno riesce a trovarlo, c'è questa spinta verso l'ottimizzazione, no? Però insomma il paziente non è un numero. No. Bene. Siamo in chiusura, allora io ringrazio il dottor Roberto Ramela, responsabile del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, nel Veronese, grazie per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguito, noi poi come sempre torniamo anche con gli appuntamenti dedicati alla cronaca con i telegiornali. A più tardi, rimanete se potete come sempre su 7 Gold. Una buona giornata.